nostre conversazioni precedenti, mi pare abbiamo identificato due veri delitti contro le generazioni future. L'Italia era il bel paese, diciamo incontrandoci a Gradara, sottolineare l'Italia era il bel paese, cioè il paese che tutte le persone colte e abbienti d'Europa dovevano visitare per completare il proprio curriculum di studi, la propria formazione, quindi un pubblico certamente selezionato e pagante, cioè non esiste più un comprensorio agricolo, salvo pochissimi angoli, Chianti, la Carfagnana, sì, si può citare, non sono francobolli. Una volta tutte le campagne italiane affascinavano per la loro bellezza, i filari di piante, le reti irrigue, i caseggiati, le ville. E del resto io mi sono sempre chiesto perché percorrete l'autostrada del sole da sud a nord, ogni 10 chilometri incontrate agglomerati indistinti di fabbriche, fabbrichetti, tutti hanno potuto costruire sull'autostrada del sole perché erano per far vedere chi erano. Ho fatto 1000 chilometri di Germania, c'è un'autostrada sud-nord, entrate in Austria, uscite a Kiel, che è al confine con la Danimarca. Sono 800 chilometri di Germania, ebbene, sono 800 chilometri di prati, pascoli e boschi. Cosa vuol dire? Che siete un paese agricolo. La Germania forse è conosciuta come paese rurale, è la più grande potenza industriale d'Europa e una delle prime del mondo, ma lo spirito, il rispetto, l'amore per il proprio territorio dei cittadini tedeschi ha verosimilmente consentito a una classe politica animata da una certa severità di fare in modo che si potesse attraversare l'intera Germania tra campi, boschi e prati. Del quadruplice collegamento dollaro, oro, mais e petrolio. Ma nella sostanza i risultati si vedono adesso. Gli Stati Uniti trasformano un terzo del proprio mais in carburante, il prezzo storico del mais è triplicato rispetto al prezzo storico delle antiche 12.000 lire a quintale gli Stati Uniti quello che vendono lo vendono a quanto decidono loro di venderlo, e l'altro, che è una quota immensa, un terzo del maggiore produttore mondiale, sono 60-80 milioni di tonnellate, viene trasformato in etanolo con beneficio delle importazioni di petrolio e con beneficio della sciagurata bilancia dei pagamenti americani, che tutti sappiamo essere stato uno dei problemi più gravi di tutti gli equilibri mondiali negli ultimi 70 anni.